Il signor intendente generale della nostra provincia ha pubblicato col giorno 21 corrente l'avviso della prossima apertura a Bologna della scuola normale per allieve maestre, la quale scuola, unitamente a quella di Parma, veniva istituita per tutta l'Emilia col decreto governativo 25 gennaio 1860. Il solo titolo di questa scuola ne manifesta tutta l'importanza, e qui comincio tutto il problema. Tende essa a somministrare maestre ben addottrinate, le quali spargendosi per la città e per i comuni diffondano nella generazione crescente i germi del sapere e della rettitudine. Per educare l'umana famiglia per educare l'umana famiglia importa anzitutto educare la donna. Con la donna incolta crescono agevolmente incolte anche le popolazioni, mancando di quei primi impulsi che esercitano tanta influenza su tutta la vita. L'utile individuale, poi, che è per dare a quelle che interverranno l'istituto normale, è troppo evidente, a pena che non potranno in appresso crearsi maestre regolari senza che mostrino di aver compiuto quel corso che dai programmi che regolano le scuole normali sono richiesti. Detti studi consistono nella lingua italiana, nella morale, nella pedagogia, nelle matematiche elementari, nella geografia e storia, nel disegno, nella calligrafia, eccetera, eccetera, lavori donneschi suppongo che siano. Canto che a togliere quell'esitanza che potrebbe per avventura lasciare l'articolo 5 della notificazione dello dato soprintendente in ordine all'esame e a sempre più animare le signore aspiranti, volse avvertire che secondo il Regio Decreto 31 luglio 1860 detto esame non consisterà che nel dar saggio di leggere e scrivere correttamente senza dettatura. Giova per ultimo il sapere che le alunne provenienti dal di fuori di questa città, mancando ora l'analogo convitto, si sono prese intelligenze coi signori componenti la commissione di carità perché le medesime, dietro il pagamento di una lieve pensione, possano essere accolte in qualche istituto di educazione femminile, dei quali non è scarso il numero a Bologna, di dove giornalmente dovranno intervenire alla pubblica scuola. Speriamo che il numeroso concorso delle allieve servirà a provare come sia compreso lo spirito del governo, il quale non lascia intentato alcun mezzo per migliorare sotto ogni rapporto le nostre condizioni. Beh, effettivamente 1860.